Santini è sul Lago d'Orta, un piccolo lago romantico nel nord dell'Italia. E l'acqua che ci circonda crea un'atmosfera speciale, con una bella serenità di base. Ed è proprio l'acqua il fil rouge del nostro lavoro. Fantini è una tipica realtà familiare, fondata nel 1946 da mio padre Giovanni e da mio zio Fino, che hanno scritto una storia molto bella, fondata sulla loro passione per il lavoro. È una realtà che mi ha sempre attratto, dalla quale, fin da quando ero studente, non riuscivo a stare lontana. La filosofia di Fantini si basa su valori fondamentali: l'etica, la correttezza e il rispetto delle persone. E questi valori sono alla base del nostro fare quotidiano, di ogni nostra attività e della nostra organizzazione. La nostra vocazione è fare prodotti belli e in questo ci accompagna da sempre la passione. La stessa passione che abbiamo messo nel progetto 100 Fontane Fantini for Africa, la costruzione di un acquedotto per portare acqua pulita a Masango, in Burundi, che è uno dei luoghi più poveri della terra. Il design fa parte del DNA della nostra azienda fin dalle origini e la forza del nostro prodotto è nell'innovazione tecnologica e nell'apporto creativo dei designer. Io mi occupo di individuare un progetto nuovo e di arrivare fino a un prototipo valutabile esteticamente. Poi entrano in scena altre persone e altre competenze dell'azienda. Il movimento di stile sfera, che è configurabile come un movimento di joystick, mi è servito per vedere con progetti successivi come si poteva realizzare una soluzione altrettanto naturale nell'utilizzo del sistema ortogonale tradizionale. Acqua pura, acqua tonica, acqua azzurra, sono state una serie di percorsi possibili, ce ne sono tantissimi altri, basta avere un po' di fantasia. Abbiamo scavato la forma del monocomando per inserire questa leva. Da questo allora siamo passati a una forma successiva che ammorbidiva in qualche modo il rapporto tra la bocca e la manopola. We are more kind of creating a relationship between the human and product and environment. Invece un oggetto che controlla l'acqua potrebbe essere un buon paradigma. Abbiamo cominciato a disegnare e a introdurre una nuova generazione di oggetti che controllano l'acqua e poi vediamo.